Dal 5 al 25 giugno, nella Galleria d'Arte di Via Torino, a Crotone, è dedicata la mostra, curata dai fratelli Luca e Maurizio Sicilia, al pittore espressionista Remo Squillantini. L'esposizione testimonia gli ultimi 25 anni dell'attività del pittore toscano, il quale ha descritto personaggi intenti alla quotidianità, sottolineandone vizi, abitudini, debolezze e conformismi. Squillantini ha vissuto e lavorato a Firenze, in cui, dopo un'intensa attività di illustratore, si è indirizzato poi alla pittura. Attraverso le sue opere si è dedicato a rivisitazioni ironiche del passato, operando una personale ricerca attraverso cicli tematici: i sette peccati capitali, il mare, il cabaret, Sinopie e primi Novecento. I personaggi descritti da Squillantini sono figure che offrono una visione disincantata della realtà, del mondo cui appartengono. Sulla sua pittura, in bilico tra poesia e ironia, il divertimento e l'amarezza, Franco Formi afferma di essere morbidamente capace di effondere veleni, in grado di suscitare gaiezze, di riscoperti erotismi e di comunicare una vibrazione al sogno fatto di gioventù, di disfacimenti e di dolcezze.